Tomasz e la sua squadra progettano di tornare al relitto nel prossimo futuro. Con l'autorizzazione del governo polacco, vogliono recuperare alcune delle casse chiuse. Il loro contenuto potrebbe rivelare l'ubicazione della Camera d'Ambra e risolvere uno dei più grandi misteri della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2020, le spiagge pittoresche di Vancouver, Canada, sono diventate teatro di una serie di scoperte raccapriccianti. In pochi mesi sono stati trovati i resti di diversi leoni marini. Tutte le teste erano state recise dal resto del corpo. Non si conosce l'autore di questi brutali attacchi, ma può la crescente lista di sospettati aiutare a comprendere le strane mutilazioni di questi animali? CTV News, Vancouver Island Report. Buonasera. Oggi un leone marino è stato trovato su una spiaggia senza la testa. Questa notizia ha tenuto la popolazione locale col fiato sospeso. Ma non era la prima volta che succedeva. Negli ultimi 10 anni sono stati rinvenuti innumerevoli leoni marini senza testa in diverse aree attorno a Vancouver. Non posso immaginare l'orrore che si prova nel vedere un leone marino decapitato sulla spiaggia. Queste morti sono collegate. C'è un killer di leoni marini in circolazione. Ciò che più preoccupava è che qualunque cosa fosse successa, si stava diffondendo. Altri leoni marini sono stati trovati in condizioni simili. Mi è già capitato di indagare su attacchi di animali misteriosi. E ho passato molti anni a cercare i killer che si nascondono sotto la superficie. Per il momento non esiste una spiegazione plausibile. Per questo sono impaziente di ascoltare una testimonianza diretta. Nel 2016, un abitante di Vancouver, Dave Stewart, stava camminando in spiaggia con il suo cane. L'ho appena trovato sulla spiaggia. La testa di questa foca è stata staccata completamente. Sembra quasi finta in un certo senso, ma questa è una foca vera. Non ho mai visto niente del genere. Era fresco come il sushi. Gli usciva ancora il sangue dal collo. Si vede molto bene nel video. Dave, c'erano segni che indicassero chi era stato? Non c'erano segni sulla sabbia, come si può vedere. Segni di trascinamento o altro. È come se l'avessero preso e messo lì. Puoi raccontarmi qualcosa in più sulla ferita attorno al collo? A mio parere è stato un atto deliberato. Non solo è stata tagliata, ma sembra che in un punto sia stata masticata. Sembra che le teste di questi animali siano state intenzionalmente prese di mira da qualcosa o qualcuno. I leoni marini sono animali enormi, pesano all'incirca 1 tonnellata e possono raggiungere i 3,5 metri di lunghezza. Non ci sono molti altri animali in grado di ucciderli. Ma c'è un principale indiziato. Alcuni credono che questi attacchi possano essere opera di un famigerato assassino. Il ritrovamento di diversi leoni marini decapitati sulle spiagge di Vancouver, in Canada, ha lasciato sgomenti gli abitanti e la polizia. Ci si chiede se un feroce predatore che frequenta queste acque sia il responsabile della strana morte di questi animali. L'orca o balena assassina è solita attaccare altri mammiferi marini.
Alcune orche sono state viste attaccare i leoni marini e i loro cuccioli. Sembrava quasi che ci giocassero, facendo una partita a pallavolo in acqua. La forza che applicano è tale da smembrare alcune parti del corpo.